di andare alla foresta pietrificata abbiamo deciso di fare un salto qui al deserto colorato. È decisamente fantastico. Sorgeva la Route 66, strada che è diventata famosa ed è conosciuta anche grazie ai film di Cars. E qui invece si può vedere una macchina che è stata ritrovata appunto sulla strada, di cui la natura si è riappropriata. E sono rimasti solo numerosissimi pali che indicano il percorso che svolgeva la strada. Ed ecco la zona che in passato era coperta da una grande foresta. Gli alberi stavano sulla sponda del fiume, successivamente sono caduti all'interno del fiume, fiume che poi si è ghiacciato e ha dato a questi tronchi numerosi sali minerali. Ed è per questo che si sono create le varie sfumature, che vanno dal rosso fino al bianco del quarzo. Guardate la dimensione di questi tronchi che sembrano essere conifere. Tramite i cerchi concentrici si potrebbe anche capire l'età che aveva l'albero al momento della sua morte. Qui è veramente pieno zeppo di questi alberi, di questi pezzi di albero, e se ne trovano veramente tantissimi. Questo posto per mangiare, adesso vediamo com'è. Adesso si visita Walnut Canyon. Dovremo fare 245 gradini. Questi luoghi erano abitati nel 1000 d.C. e ancora oggi si possono vedere degli insediamenti sotto la roccia. Questi sono gli alberi di Joshua, sono gli alberi tipici di questo parco, che crescono vicino alle pietre granitiche del tutto simili a quelle della Costa Smeralda. Il vento ha scolpito e modellato il granito, proprio come succede in Sardegna. Possono raggiungere anche diversi metri di altezza e possono avere forme veramente strane. Quando muoiono vanno giù come delle piante grasse. La giornata è finita, abbiamo comprato un po' di legna per arrostire marshmallow
Domani bisognerà svegliarsi abbastanza presto perché dovremo andare a Las Vegas a restituire il camper. Però da lì prenderò un altro aereo per New York.